Si è svolta oggi la 13ª giornata diocesana per la custodia del creato, giornata che ha avuto per tema coltivare l'alleanza con la terra, e organizzata dall'Ufficio per i problemi sociali e del lavoro e dall'Ufficio ecumenico del dialogo interreligioso, con la presenza dei fratelli ortodossi, con l'Istituto Enzo Ferrari di Battipaglia e i Carabinieri Forestali del Comando di Salerno. Si doveva svolgere al Castelluccio, invece per il maltempo è stata spostata alla chiesa di San Gregorio VII. Ospiti sono stati Don Gabriele Scalmana, componente del gruppo custode del creato della CEI, e Davide Pati, vicepresidente nazionale di Libera, e Monsignore Sua Eccellenza Luigi Moretti. È bello proprio averla celebrata insieme a studenti, proprio perché si tratta di non solo fare commemorazioni direi formali, ma possono diventare occasioni formative. E nella sensibilità che cresce e che crea presupposti per un discorso di sviluppo sostenibile per il domani. Un impegno molto importante, fondamentale per la società attuale, ma soprattutto per quella futura. Perciò è molto interessante che i giovani siano invitati a riflettere e a responsabilizzarsi su questi temi. Quindi coltivare anzitutto, che vuol dire non demotivarsi, nonostante le tante difficoltà e anche le tante ingiustizie che si compiono nei confronti dell'ambiente, ma impegnarsi comunque. Questa è stata un'occasione che non è stata un'occasione unica o estemporanea. Il Ferrari si muove da anni ormai in quest'ottica, proprio perché crediamo moltissimo nella collaborazione tra la salvaguardia dell'ambiente, ma quella che è la salvaguardia poi dei valori universali. Perché se è vero che appunto il creato è tale proprio per aiutare l'uomo a vivere meglio, è importante che noi sappiamo salvaguardarlo e sappiamo anche gestirlo. Stamattina c'è stata l'udienza proprio per la gestione dei rifiuti, insomma, qui a Battipaglia, e noi ci auguriamo che questa lotta dei cittadini affinché possiamo vivere in un ambiente salubre possa essere ascoltata, insomma, da chi ha il potere di farlo.